No, non mi... adesso mi sento. Io mi sento, tu? Abbassiamo la musica, okay. Poi gentilmente. Ma siamo già pronti? E buonasera a tutti e benvenuti, siamo qui per festeggiare il nostro compleanno. E niente, questo qua è il nostro Ento Pinguini, buonasera, buonasera, buonasera. Tanti applausi dal pubblico. E no, siamo solo io e te, mi sembra, perché ci hanno abbandonato la nostra squadra. Come ci ha abbandonato? Mi sembra che ci guarda da lontano, noi non siamo in televisione in questo momento. Chi c'è però, noi. Edivanetti, chi c'è? Qui abbiamo Matteo Capo, il nostro direttore e station manager, Paola Bruscella. E poi c'è la nostra first lady. E poi c'è Silvia dell'area social. Abbiamo dimenticato due persone. Che cosa abbiamo dimenticato? Due persone, Sofia e il nostro Simone Kowalski, che sono sempre dei problemi tecnici che la nostra squadra, i tecnici, risolve sempre. Sto parlando bene dei tecnici, c'è il direttore, io non capisco più cosa succede. Perché sei agitato? Ma sì, è che un'emozione sempre fare questo compleanno. Io adesso mi sento, direi, meglio. Grazie tecnico. Adesso ci saluta con noi anche il nostro capo, che buonasera. Sei al terzo compleanno di Radio FSC. Tu, okay. Ogni occasione per farmi sentire vecchio, lo posso dire. Di Radio FSC, che nel frattempo diventa trattino basso Unimore. Quindi è un grande passo anche questo qua per il nostro direttore, anche che è contentissimo di dire questa parola trattino basso. Adesso capiamo anche per chi è un grande. Allora, togliamo il microfono a sti animali, okay. Che intanto si stanno cibando e stanno. Cioè, sentivo il loro stappare le bottiglie. Ridi. Arrivi al tuo ultimo compleanno e poi fai un'analisi. Cosa è cambiato in un anno di vita? Quante cose cambiate? Qua sono cambiate tantissime cose. Come siamo cresciuti? Sì, rispetto all'anno scorso, quando la radio ha spento le proprie candeline, siamo cresciuti tanto, nel senso che il desiderio dell'anno scorso, secondo me, era un po' arrivare a dove siamo oggi. Ora siamo arrivati a un punto in cui, quando devi andare a spendere le candeline nel terzo anno della radio, questo è quello che secondo me più o meno sarebbe il mood, cioè chiedere, sperare, desiderare che l'anno prossimo sia un pochino più Unimore. Io spero in questo. La palla sicuramente sarà pure a noi, sia tecnici che non, e diffondere un po' la voce e farci conoscere un po' e insomma dare agli altri quello che... E che noi per primi ci siamo un po' dati, quindi la passione, proprio la condivisione delle dirette, dei podcast, di sentire insieme le robe e di fare tantissimi brainstorming tra l'altro insieme sui contenuti, su quello da portare, su che cosa sarebbe meglio portare. Guardavo di nuovo quella storia che vi ho messo su Instagram lo scorso anno, il nostro vecchio compleanno, che era un po' con tanti cuori colorati, sia per noi sia per chi crede in noi e chi crede nel nostro progetto, per il direttore e anche per il motore. E una differenza che si vede prima di tutto è che mo siamo in 15 praticamente, no, del comitato, e qui eravamo in 7 o in 8. Pure i nostri ruoli tra l'altro sono cambiati, perché abbiamo cambiato anche quello quest'anno, non solamente i contenuti. Sì, togli la pip. Raga, io vorrei sempre ricordarvi che i primi podcast si facevano con un microfono del cavolo in teatro, addosso alla tenda, ok? Matteo se lo ricorda. Non è niente in confronto avere una sala, uno studio e avere le cose per come fare sempre, una diretta sì. Twitch, ok? Poi è vero, nel 2022 puoi fare tutto col telefono, puoi fare tutto con pochissimi mezzi, cioè puoi dire questa roba fisica, che non è un telefonino, non è un software e basta, e quindi è bello toccare, no, le attrezzature, è bello anche questo. E poi, come dire, ti dà anche un tono, ti dà più motivazione di fare. È come avere i PDF sul telefono su cui studiare e avere la dispensa stampata e rilegata. Come dire, è una sensazione diversa. Quindi magari tra 2 anni, dopo altre candeline, vedremo questo posto completamente diverso e lo studio totalmente riprogettato, ripensato. Non so dove andiamo a finire, vediamo. Perché i progetti sono tanti, le idee sono tante, la voglia di fare ancora di più. E questo l'ho visto in voi, cioè siete voi i primi che avete questa capacità di proporre, di creare e progettare qualcosa di più, no? Soprattutto proprio per quanto riguarda la parte tecnica. Capito, Lollo? Sì. Beh, che dire? Si inizia così. Sì, si inizia così con grandi propositi per il prossimo anno. Con questo desiderio dell'anno prossimo, insomma. Voi secondo me avete un pochino un'idea di cosa desiderate per l'anno prossimo. Direi di sì. Siccome siamo in 15 a spegnere le candeline, magari la cosa un po' si somma e si trova una media ponderata di quello che sarà, e lo scopriremo l'anno prossimo. Tosta.
Ma dobbiamo dirlo adesso? No. Infatti no, perché se dobbiamo dirlo adesso... Il desiderio non si dice poi. Infatti... Che di cose ce ne sono anche tante, nel senso, tante idee che vengono in mente, sì, come sempre, come tante volte che abbiamo parlato. E allora speriamo bene per il prossimo anno, poi speriamo di essere ancora di più. E visto che l'anno scorso ci siamo proprio raddoppiati, speriamo che dal prossimo anno ancora saremo molti, molti più camaleonti e camaleontine, come dice il nostro station manager Matteo Calvo. Ok. E... Allora, rimanete sintonizzati qua su Twitch, perché... tra pochissimo lasciamo diciamo spazio agli altri camaleonti che sono qua in sala e che non vedono l'ora di dire qualcosa anche loro. Ovviamente vi aspettiamo a mezzanotte per lo stappo, in cui saremo il più possibile a festeggiare insieme e non so, dire le ultime cose, perfetto stile radio FSC Unimore, e mi raccomando, seguiteci. Mi raccomando, state sintonizzati qui. Tre, quattro. Eccoci, bentornati, bentornate, bentrovati, bentrovate, benvenuti e benvenute. Siamo qui dallo studio del Camaleonte, ringraziamo i pinguini. Applausi ai pinguini, c'è una mano che è sbucata, ha fatto un applauso a tutti i pinguini. Allora, innanzitutto ci salutiamo, ciao Franci. Ciao, ciao Matte, ciao Pa. Ciao Paoletta. Ciao Matte. E Paola, ciao, appena... Paola sta cercando di pubblicare qualcosa, mi avete no, lasciato... No, voglio mettere uno sticker. Voglio mettere uno sticker, è molto difficile. Allora... Franci, io e te 3 anni fa eravamo in sala Cardinali, qua in collegio, e cosa succedeva? Matteo Cappa stava dichiarando la nascita di Radio FSC. Eravamo io, altre 5 persone, di cui appunto Matteo, Marco, Elise, Maria Antonietta e Sofia, davanti all'albero di Natale di sala Cardinali. Esatto. Dove appunto a un certo punto Matteo prese il microfono e cominciò a dire quello che... sarebbe successo poi, insomma, anni dopo, ovvero essere qui, quindi la nostra radio, Radio FSC, una radio FSC che inizialmente è nata come Radio dei Collegiali, ma che adesso, come sappiamo, dal 6 luglio 2022 è diventata la radio dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Però, tornando quindi a quel giorno lì, io ammetto che quando, cioè devo essere sincera Matte, quando venisti da me, eravamo al terzo piano, mi ricordo davanti alla lavanderia, mi dicesti: senti frate, devo dire una cosa, vorresti far parte di una redazione radiofonica? Io dissi, mi sedetti, dissi, cazzo sì, sono e fu, mi ricordo quando parlammo, sì. E tu Polly, com'è stato il tuo ingresso in radio con sotto, mamma mia. Allora. Era lontano? Lontano l'anno scorso. Era lontano l'anno scorso. Devo dire che non me l'aspettavo per niente. Cioè, mi è stato chiesto. Aspetta, aspetta, che c'è un problema tecnico. Cosa succede? Soimo? Non funziona internet. Live. A me non funziona più il microfono. È normale. Pa, 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 pa. Non mi sento. Sì. 12. Dai, sì, raga, sì, che sì, sento. Sì, giù, sì, sì, mi sento. Vai, un indovinello con i mimi. Comincia tu. Ah, facciamo il mimo? Fai il mimo, com'è quello? No, vai, comincia tu. Dobbiamo mimare i mestieri, è facile. Vai, fai no, un mestiere. Aspetta. Faccio io. Prima su Fra. Io sto vivendo un momento che non penso a nemmeno... A cuore. Perché questo mestiere è composto da tante attività. Ah. No, devi mimare. Sto mimando. Non ti sento. Allora, vai, ci siamo? No, è finito il gioco del mimo. Comunque era una domestica quella che volevo dire, cioè nel mio mestiere. Diciamo che l'attrezzatura internet non ha retto l'emozione. Siamo sempre qui, vi diamo di nuovo il benvenuto da Radio FSC Unimore. Il nostro super Kowalski ha risolto il problema. Eravamo al momento in cui Paola ci stava dicendo... Esattamente un anno fa... E mi è stato chiesto di entrare in radio. Ok. Cosa che io mi aspettavo zero, ma perché non... cioè non sono proprio in grado, capito? Cioè io glielo, quando mi è stato chiesto, gli hanno detto Paola vorresti, io ho detto no, ma perché non sono in grado, cioè che cosa vengo a fare, non so parlare al microfono, cioè non so parlare, partiamo dal presupposto, non so parlare, poi non so parlare al microfono, ho una faccia, cioè la state vedendo, tu dici la faccia è quella, io mi sento la faccia è questa, non la possiamo, ok, io... e poi cosa è successo, cosa che ti ha fatto cambiare idea? Voi. Che cucciola. Noi? Sì, aspetta. Noi. Applausi. Noi, e allora, ma, ok. Ma tu... applausi perché non ci credi? No, ci credo, però voglio chiederti, tu all'inizio hai detto non volevo venire perché non mi piace parlare e figurati al microfono.
Adesso sei qui seduta a parlare davanti a un microfono. Mi hanno costretta, perché io non l'avrei fatto di mia spontaneità. Questo è vero e non lo negherò, però a parte la costrizione di adesso, cosa è cambiato in questo percorso che hai affrontato qui dentro? Se c'è stato un percorso, ma penso di sì, cosa è cambiato? Cos'è che ti ha fatto capire che questa cosa ti piace? Allora, secondo me, più che io stessa, si può dire? Sì. E secondo me siete stati bravi voi a riuscire a riconoscermi, sì, quello che so fare. Cosa sa fare Paola? Fra, aspetta che non mi ricordo. Cosa sa fare Fra? Sicuramente dare fastidio. Non guarda, sa parlare ma sa scrivere bene il palinsesto. No, no, la è una grande Paola. Io clicco solo applausi in mezzo a questi due ragazzi. Dico solo cose d'applausi. No, a parte le battute, Paola è fondamentale. È uscito, tra l'altro dovete seguirci sui social perché è uscita la presentazione ultimamente della Paola. Ho detto della Paola, fra questo l'ho preso da te, che è il della. È uscita la presentazione recentemente sui social di Pabletta. No, fra, io volevo chiederti invece a te, questo percorso cosa ha dato? In primis dico che mi ha dato tanta energia questo percorso, okay. Tantissimo. È stato il mio filo rosso di tutti questi tre anni. Ammetto, la radio per me bello. È il mio filo rosso. Un fil rouge. Sì, esatto. Il filo rosso che mi ha portato ad essere qui e a essere veramente, veramente soddisfatta di quello che ho fatto e di aver incontrato persone come voi e di aver costruito anche tanti bei rapporti. Ma sei soddisfatta e rimborsata? Rimborsata? No, rimborsata no. Potete spiegare a Paola che non è congiunzione, non è rimborsata, è soddisfatta o rimborsata. Questo è il motivo per cui, inquadratemi Sofia perplessa, ho bisogno di Sofia perplessa, perché questo è il motivo per cui a quel famoso tabù abbiamo perso, Paola. Qua si verifica chiaramente... Per favore. È stata palesemente colpa... Non ricominciamo con questa storia perché sei ripetitivo. Mamma mia Paola, voglio approfittare di questa occasione per fare migliori auguri alla radio. Grazie a chi ce l'ha scritto. Metà grazie. Commento mi piace, l'altra metà non la leggerò. Detto questo, tra pochissimo qua il quiz. Ma tu Matte invece? Ah io? A me questa radio ha dato tanto dal punto di vista umano, come dicevi tu, nel senso che c'è quel qui è difficilissimo. Grazie. Con l'oro che monta. Sono no, dico, donna. Aver conosciuto tante persone è bellissimo, però è come siamo cresciuti tutti. Cioè io penso che questa radio abbia dato qualcosa a chiunque, in qualche modo. E quella è la parte fondamentale, secondo me. Cioè, siamo cresciuti, abbiamo fatto tante cose sempre diverse, sempre più belle, sempre più interessanti, ma anche sempre più complicate, sempre più difficili da realizzare, tipo sopportare Pizzali, se è difficilissimo. E noi ci siamo riusciti in 3 anni. E quindi questo penso... Grazie, Piz. E quindi questo penso che sia veramente il più grande risultato di tutti. Vedere Lollo qua, come l'ha inquadrato prima Simo, che monta dei colori, è emozionante, perché fa capire che c'è stata una difficoltà e lui ha saputo risolverla, come prima che è saltato internet. Quindi questa è stata un po' la cosa divertente di questi anni. Ma salutiamo innanzitutto i nostri caldi ospiti da casa, sono 11 persone. Era una fredda notte d'inverno, a questo punto è il compleanno della radio e poi abbiamo deciso di festeggiarlo andando a scoprire un po' qual è la storia di questo camaleonte. Lo faranno Alessandra, Lorenzo e Silvia tutti insieme qui con noi al quiz di Ale. Questa qui è Radio FSC Unimore. Diamo il benvenuto, mancano 54 minuti, grazie tecnici, siete dei folli. Lollo non vedrà neanche un minuto di questa diretta. Benvenuto, do il benvenuto ad Ale, Silvia e Lollo forse. Come prima ci ha presentato K, che ringraziamo insieme a Paul e Fra, quello che ho chiesto, ma si sono proposti molto spontaneamente loro due, Silvia e Lollo, proprio, cioè appena hanno sentito la parola quiz hanno detto eccomi. Corro subito, Baywatch. Allora ho detto raccontiamo, ripercorriamo un po' la storia di Radio FSC. Non leggere le domande, Lollo, non devi leggere le domande. Allora chiedo a Silvia e a Lollo di rispondere con una certa solerzia, perché non ci potete pensare troppo, alle domande, ok? Sì, dai Ale, vai. Madonna che bello! Ok, vi ringrazio. Di niente. Chi ha fatto e come si chiamava il primo podcast? Semplice. Della radio, ovvio, della radio.
scusate, della radio. Allora, A, punto. K. Qui non c'è scritto niente. Poi B, podcast, cioè podcast di Marco Palladino. Kick off radio di Maria Antonietta, Fran Bruschi, K, Marco ed Elise. E In a Nutshell, C, In a Nutshell di Marisa Toraldo. No, non sono sbagliate. Le abbiamo controllate io e Paola. Non sono. No, chi, quello è podcast in tre. Kick off tutti quanti. No, che ho detto? Podcast in tre e kick off tutti quanti avete fatto. Che ho detto? Quindi? Io non vorrei dire una cavolata, ma mi sa che i primi due proprio in generale sono stati podcast e kick off, però mi sa tanto che il primo è kick off. Lollo? Aiuto da casa. Si astiene. Si può. No, no Lollo, no. Che si può? No, Lollo, che aiuto da casa vuoi? Io direi... Ma K nel niente. Cioè... Allora, sono tutti e quattro rubriche e podcast che esistono sul serio. Cioè K ha veramente scritto un podcast, qui non c'è scritto niente. Esiste veramente un podcast che si chiama Podcast di Marco Palladino, magari insieme ad altri. Ma la risposta deve essere sbagliata. Madonna mia. Io mi fido della C. C. Kick off radio di Mari, Frabruschi, K, Marco ed Elisa. E la risposta è giusta. La risposta è giusta. La risposta è giusta perché, come hanno spiegato bene prima, allora la radio nasce con questo primo podcast che in realtà è un kick off radio in cui danno delle indicazioni, o meglio, lanciano la notizia, lanciano la bomba che nasce Radio FSC. Marco, Frabruschi, sì, Marco Palladino, Elisa, Frabruschi e Mari, che sono i fondatori della radio, ma questo l'hanno già detto prima, quindi non mi dilungherei più di tanto. Andrei alla seconda domanda, questa è difficile, col cavolo, gliela azzeccate secondo me. Allora, la prima playlist, come si chiama? A. È quella. A. Che è quella che te devi sta zitto, è quella. Sì. È quella che non la devi dire. Allora, già prima questo... cioè... sta zitto, scusa. Quindi, potete tre domande out. Proprio. Allora, la risposta è sempre la più lunga. Simpatica oggi. Non vedete. Allora, A. A. Sì, infatti, quello che ne torno. Vabbè, dai. Minchia, mo mi metto... Ma vi giuro, ma non aveva più senso venire qua. Ma no, Ale, non era meglio avere le domande scritte su carta? Allora, no! Allora. No! Ah, poi, allora, poi ditemi, poi. Alessandra, poi. Ti voglio stampare le domande? No, il computer, no. Fa più figa. No, non ho detto fa più figa, non avevamo il tempo di stamparla. Va bene, la prima playlist. Mangiamo. Faccio un sorso. La prima playlist come si chiama? Sorso di birra. No, no. Acqua. Acqua. Infatti volevo dire acqua. Di acqua. Allora, Scary Dark Shades. No. Secondo me no. B, Main Sound. C, Playlist Nuovissima. D, Please Don't Stop the Music. Lollo? No. D. D è Please Don't Stop the Music. Ok, Silvia. Andrei pure quella di sì, allora qua è io no, è quella che ha detto lui. Allora, questo qua funziona, forse non avete capito. Allora, Ale, ma perché non libro noi? No, perché voi perché ho tre fondatori che lo sanno benissimo. È Pizza. Paola che sa le risposte perché l'ha fatto insieme a me. Pizza, se vuoi aggiungiti. Vai, Pizza. No, io sono Spotify. Oh, no, vai! Sei brogliato. No, mai, ma sei brogliato. Ma ero zitto, infatti non ho pronunciato parola. Non ho pronunciato la risposta. Non sto capendo niente. Ero zitto perché non mi ricordavo in effetti che avevo guardato. Stava controllando la risposta giusta. In ogni caso, la risposta di Please Don't Stop the Music. Simone vuole rispondere. No, è sbagliata. No. E quindi vabbè. La regola della risposta più lunga non vale. Con Alessandro Esposito non vale.
Allora, la risposta giusta è la A, Scary Dark Shades. Ci potevate arrivare perché la prima play... cioè, sì, Silvia, è così. Cioè, balla di a loro, mica è colpa mia. Perché è stata lanciata la prima playlist ad Halloween. E se andate a vedere la playlist, già il titolo lo suggerisce, è proprio macabro. Cioè, è molto sul tema streghe, ragni, tutte queste cose qui. Le altre due, Main Sound e Playlist Nuovissima, sono playlist realmente esistenti sulla radio, quindi andatele a sentire. Invece Please Don't Stop the Music, proprio quello che avete detto voi, non esiste, l'ho inventato io. Ah, è da usare, bello. Carino, da usare. La prossima playlist. Stop. Brava Alessandra, non mi fa tristezza. Sono pronto. Allora. No. Allora. Quando il camaleonte ha cambiato pelle? Inizio aprile. B. Fine gennaio. C. Ad Halloween. D. All'incirca ogni anno, anno e mezzo, a seconda della specie, perché poi cioè da camaleonte a camaleonte. Io non ho ben capito la domanda proprio. Quando il camaleonte ha cambiato pelle? Cioè quando ha cambiato logo, in pratica. Ogni giorno dopo che è paraculata, che paraculata. Due volte comunque. Esatto. Due volte ha cambiato pelle, quindi... La prima volta. Ah, ok. La prima volta, però ha cambiato pelle sui social per loro due, che dovrebbero essere ben informati. Sta scritto proprio ha cambiato pelle. Per i social sotto pelle. Ha cambiato. Vabbè, cioè dobbiamo dire una risposta, azzardarla. Prima le donne, prima le donne. Mi sembra giusto. Eviterò proprio. Eviterai, Silvia, ma dovrai dirla. Io no, io mi ritiro. Allora, o inizio aprile, o fine gennaio, o ad Halloween, o secondo questa è una spiegazione scientifica, ogni anno, anno e mezzo, cambia pelle, però a seconda della specie. Come donna di scienza ti dovrei dire quella, però. La D. No. No. Lollo. L'hai detto D. Dico A. Dici A. Ho detto D. Giuro. Inizia tutti. Tu confermi la? Provi, tenti altro. Io mi astengo. No, Silvia. No, ti astieni. La costretto. Facile. Silvia dice la. Allora la A è sbagliata. Vabbè, mi copia, è giusto? No, è sbagliata. È fine gennaio. Perché il camaleonte ha cambiato pelle, cioè la prima volta che ha cambiato il logo, prima era diverso e verso il 28 gennaio, se la memoria mi assiste. Il 28 gennaio ha cambiato pelle. E lì anno? È 2020. Ero a casa in Calabria. Esatto, scusami, cosa pretendi? E perché io vado a prendere proprio voi due, scusate. Ma dai, ma non vale così. Ok. Era così il logo. Era così. Vabbè, comunque aveva scritto Radio FSC su due piani, adesso sì, è tutto sì. Così. Bello. Chiaramente è molto più bello. E tra l'altro io ricordo quando dovevamo pensare, perché io c'ero quando abbiamo pensato al secondo logo, ed eravamo in sala 40, raga, cioè eravamo 6 in sala 40 e adesso siamo qui. Va bene. Allora, io allora qui sì, prego. Qui secondo me potete iniziare a giocare anche voi, perché qui ci allontaniamo un po' dalle cose, anche se iniziamo. Quindi rispondono prima loro due e poi brevemente rispondete anche voi. Simo compreso. In quale occasione la radio ha fatto la sua prima intervista fuori porta? No, Paola, tutta sta shit proprio, perché tu le sai le risposte. A. In occasione di uno spettacolo teatrale a Giurisprudenza. B. Per intervistare il blocco. C. Per il TEDx. D. Intervista agli Shahrazad. Ok? Ti ringrazio. Non si può nominare quel... Dopo, non lo ripetiamo, infatti. Allora, allora, e poi sempre essere amici dei nemici. So, questa è una tattica. Che... Lollo, hai i capelli di Kenshiro. Lollo e Silvia mi devono rispondere per primi. Sei bellissimo. Prima le donne, Silvia. Che palle questa galanteria. Non mi qua piace. Qua anche sbagliato. Non sono sbagliato. Per il TED. Lollo. Allora vado a esclusione. No, Simo, il blocco, mai. Guardo l'esclusione.
Poi. Perché Lollo se ne andrà proprio stasera. Non ho paura. Non ho paura. No, ho le mie idee, quindi. Così disse qualcuno, però. Non... Giurisprudenza mi attira. Secondo me, la. A. Ah, quindi qui abbiamo C e A, giurisprudenza e TED. Eli, tu. Eli e Simo, i prossimi. Eli. Chi è Eli? Eli. Ma... Eli, Elia. Io direi per quel nome innominabile Elia di Shahrazad. Shahrazad? Giurisprudenza. Giurisprudenza. Che nome la fa? Per me il TED. Il TED? Il TED? Ma il TED? No, la prima uscita è stata all'intervista con Shahrazad. Siamo andati sì. Io, te e Zabbio. No, no, fra la tua e la prima. Fra ha battezzato le interviste fuori porta con gli Shahrazad, che è una band. E, noi, e voi la trovate, se dovete scorrere, dovete scrollare un po', dovete andare giù nel nostro feed. E la trovate. E la trovate, esatto. E la trovate verso l'inizio. Però sì, è la prima. Da lì poi sono iniziate. Non è la prima intervista, è la prima intervista fuori porta. E da lì poi sono iniziate una serie di interviste, tra cui una delle prime era anche giurisprudenza. Quindi chi ha detto giurisprudenza va comunque bene. E la terza sarebbe stata il TED. Quindi come periodo ci siamo. Prossima domanda. Qua frizzante. Chi è stato il primo a portare patatine e birra in una riunione? Riunione nostra del CER, comitato editoriale. No. Sofia! Scusa, allora, sì, questo sicuro. Mi dici dove è documentato? Allora, vienimi a controprovare questa cosa tu. Dai, dai. Vabbè, dai. Io l'ho detto, non ho visto, ma... Le vostre fonti sono... A. A. Sofia. Sofia. B. B. Albarani. C. Gaia. D. Paola. Sofia. E pure guardando Sofia. Anche le opzioni, voglio dire, cioè, scusate. Va bene, è Sofia. Non lo sappiamo. Boh. Sicuramente sei stata tu. No, sei stata tu, Sofia, è vero. E me lo ricordo, sei stata tu. Era una riunione. Vabbè, basta, sei stata tu. Sei stata tu, sei stata tu. No, sei stata battezzata. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, sì, quando sì. La radio, questo è facile. Oh, se me, oh, vi giuro che se mi sbagliavo, guarda. Se mi sbagliate questa. Allora, quando la radio è diventata Radio FSC Unimore, quando è diventata FSC Unimore, cioè universitaria. Gli devo dire le opzioni o la sapete? 6 luglio 2022. Vabbè, l'aveva detta prima. Era stata detta nella è stata detta nella diretta prima, ma secondo me la sapevano sul serio. Oh, Lollo. Vabbè, ti giuro, sei incredibile. Ah, questa è bella, questa mi piace. Qual era il motto della radio allo Smart Life Festival? A. Le devi dire per forza? Certo che le devo dire per forza. A. SLF, tre lettere, un grande evento, Smart Life Festival. B. Smart Life Festival, tre lettere, un grande evento. C. Smart Life, no, scusate, C. SLF, Smart Life Festival. D. SLF, si lavora faticosamente. Da dove? Puoi ripeterle, scusa, iniziamo. No. Ho detto prima le donne. SLF, tre lettere, un grande evento, Smart Life Festival. Mi accodo. Mi accodo. Simo. No. Idea la quarta. La risposta è quella più lunga. E in questo caso? In questo caso hai ragione. Sì, SLF, tre lettere, un grande evento, Smart Life Festival. Perché... Qui abbiamo iniziato lo Smart Life Festival, l'abbiamo fatto in realtà 2 anni, sia quest'anno sia l'anno scorso, si fa a settembre ed è un festival come tutti quelli di settembre che, no, settembre pullula qui a Modena di festival e la radio
cerca di cogliere un po' tutte le occasioni per diventare la voce, per raccontare quel festival, e lo Smart Life è stato il primo a cui abbiamo partecipato sia l'anno scorso che quest'anno. L'anno scorso eravamo davvero pochi, quest'anno è stato combattivo perché eravamo... Tre lettere e tante emozioni. Esattamente. Andiamo avanti. Allora, questa pure è bella. Non so se me l'ha sbagliata questa. Allora, in quale intervista è stato spiegato il modo per far addormentare una gallina? Easy. Molto easy. Easy. Vai avanti, vai alla prossima. La so. Allora, A, Drusilla. Drusilla Ford. B, Bruno no, non la faccio questa cosa perché. B, Bruno Barbieri. C, Selvaggia Lucarelli. D, Giumbo. Beh. So, ma immagino. Mi dovevi dire la risposta. Che significa so, ma immagino? Posso dire? Vai tu. Io vado con BBB. Però immagino che... Eh? Che no, voglio che me lo mimi. Ah no, sì. Vai, vai, ti prego. Lo rifà. Performance. A questa scena qui, allora, è seduto. Matteo gli fa la domanda. Lui un attimo, l'ho vista l'altro giorno, tra l'altro. Matteo un attimo lo va a assordire con la domanda. Lui fa: come? Allora lui inizia a spiegare. Prendi la gallina, la stringi, inizia a rotearla piano piano piano, ok? Poi lui si alza per enfatizzarlo, ok? Per farcelo capire bene. E lascia il microfono dall'altra parte, ok? Quindi inizia a gridare per il Teatro San Carlo. A un certo punto fa, e gira. Poi scende e fa. Immaginate farlo per tutto il pollaio. È show, perché è stato bellissimo. Sì. Emozionante. Bello. E è stato bello proprio come evento, perché si è tenuto nella chiesa del collegio. Quindi è stato il primo un po' grande evento rivolto ad una grande platea, no? E... le altre risposte, lo specifichiamo, non sono nomi inventati, cioè li abbiamo avuti tutti come ospiti. Drusilla l'abbiamo avuta come ospite, cioè siamo andati noi da lei ma l'abbiamo intervistata. Bruno Barbieri era la risposta corretta, Selvaggia Lucarelli ben due volte e anche Giumbo, Alessandro Giumbo Manfredini. E, però sì, anche io ricordo la scena circolatoria. Quanta storia però in questa domanda? Quanta storia, cioè questi quattro nomi, quanto sì. Spiegano e quanto raccontano? Questi nomi raccontano di una radio che è veramente cresciuta tanto, no? E, cioè, intervistare questi nomi qui non è poco, e mantenere un evento in platea ampia con Bruno Barbieri ancor meno. Quindi, insomma, siamo bravi, che ci dobbiamo fare? No, siamo modesti anche. Prossima domanda. Chi dopo tre giorni di diretta, dopo tre giorni di live, dalle 10 della mattina fino a mezzanotte, alla domanda sei stanco, ha risposto no? Elia, Silvia, Riccardo, Simone. Avete capito? Voi l'avete sentita? Mi viene da ridere pure a me, no? Perché Elia che ti dice solo no. Cioè no, senza un zio porco, senza un... Cioè proprio non è da... La risposta? Di... Lo so. Di Simone. Io lo so. Non lo dico. Lo so. Qui vicino a me. D'ora in poi userò anche io questa... Lo so. Lo so. È Simone. È non Simone. Vorrei suggerire, ma lo so. Simone perché noi, proprio parlando di Smart Life Festival, che abbiamo fatto due volte, il primo anno 72 ore di diretta, circa dalle 10 di mattina alle 2 di notte, il secondo anno invece dalle 10 di mattina fino a mezzanotte per tre giorni, e insomma eravamo, non dico stanchi, però sì, un po', sì. E allora Simo, tu invece a fine festa, Simo, tu invece sei stanco? No! Sì, ma guarda, abbiamo da fare un altro festival. Che bello! Ma dobbiamo provare. E mi divertivo. Mamma. Si vedeva. Allora, siamo verso la fine. Chi è stato a non bere dalla tazza della radio per paura di essere mozzicati dal camaleonte? È stato detto chi è sto fenomeno? A,
Crystal. B. Maria Antonietta. C. Nessuno. D. Giorgio. Difficile. Spero nella C. Quindi, perché se no c'è qualche problema di base. Quindi accendi la C, non l'accendi. Sì, sì, accendi la C. Non lo so, qualcuno l'ha detto però. Cioè, me lo stai chiedendo? Mi è depistato però. Mi è un po' depistato. Io non lo ma so. Ma un conto è dirlo, un conto è farlo. Può succedere. Cioè, pure io ti posso dire no, non bevo. Ma dici? Beh, so. Cioè, spero, eh. Nessuno, spero. Un solo nome maschile. Giorgio. Perché è proprio Giorgio? Io Lollo. Scelgo lui. Scegli Giorgio. La risposta è sbagliata. Come no? No. È impossibile. No, la risposta è nessuno. Cioè, raga, nessuno. Abbiamo tutti bevuto dalla tazza. Siamo messi male, ma non fino a questo punto. Cioè, dov'è? L'ultima. Andiamo verso l'ultima. L'ultima è risposta aperta. Mm. In questi 3 anni di radio, secondo voi, 3 anni di radio, sono venute, sono uscite delle persone, è cambiata, siamo diventati più grandi, più grande la redazione, più grandi il comitato, persone si sono aggiunte, ok. Ma in questi 3 anni, chi è stato il miglior direttore della radio? Ma l'hai pensata tu questa domanda o ti ha costretto qualcuno a fare? No, è risposta aperta. Cioè mi devi dire, in questi 3 anni, secondo te, tra tutti i direttori che noi abbiamo avuto, no? Mm. Cioè, noi abbiamo avuto tanti direttori. Sì. Ecco, tra questi... Con quale termine di paragone dovrei rispondere? Chi è stato, secondo te, il miglior tra i tanti che abbiamo avuto? Ma... Una risposta. Tra i tanti, scegline uno. No, secondo me non si tratta di direttore, ma si tratta di sfumatura. Per me è la cipolla. Perché? Ma come non... se ne stevia proprio. Non puoi dire. No. Non puoi in un sistema come il. È un animale come il camaleonte, ok? Che tra l'altro non è un animale che solitamente fa gruppo. Se ci pensi, il camaleonte. È difficile trovare un leader, non ci sono leader, ci sono idee che viaggiano. E secondo me questo è quello che ci differenzia poi da tutto il resto. Te la butto lì, Va bene, va bene. Concordo con Lollo. Ha detto tutto lui. Allora, con queste risposte, con una perla di saggezza di Lollo che mi ha... spiazzata. Mi ha spiazzata e con quest'acqua che mi sta un attimo salendo, avendo un attimo caldo. Allora, purtroppo dobbiamo ammettere che tra i tanti direttori, cioè tra proprio tanti. Facciamo un saluto a Matteo Cappa. E con il saluto a Matteo Cappa, io mi avvierei verso il sipario, perché sono i 39. Ci mancano 20 minuti per il compleanno del camaleontino, che ormai sta diventando un camaleonte un po' più grande, quindi ci possiamo avviare verso il sipario. Ringrazio i miei ospiti, i miei concorrenti Lollo e Silvia. Avete vinto. Ma possiamo ringraziare te, Ale? Grazie. Ci vuole, grazie. Secondo me. E non hai parlato tu di questo compleanno. Questo compleanno. Me voi vedete piangere? No, non piangerò. No, l'hai questo anche l'ultima volta, ricordo. No, adesso no. Ho un esame domani, non mi va proprio. Allora, è un compleanno che mi vede molto in un periodo, no, in cui la radio mi ha preso un po' tanto, ma proprio emotivamente. Cioè, mi sento particolarmente affezionata alla radio. Penso e sono sicura che sarà una di quelle cose che ricorderò a vita. Cioè, a vita racconterò ai miei figli che ho fatto parte di una radio, del posto in cui ero, del collegio, che ne sono diventato un membro, che ho fatto una serie di cagate come caricaturale. Sono cose che racconterò e sono cose che mi segnano. Quindi passare insieme alla radio il suo terzo anno di vita per me vuol dire un po'. Cosa senti che effettivamente ti ha dato? Cioè, nel tuo piccolo e nel tuo grande, ok, l'hai vissuta, okay? Ma c'è quell'emozione. Cioè, io già aprire questa porta ogni volta è un'emozione, piccolo o grande che sia, ok? C'è un'emozione che ti ha dato, secondo me. Lo vedo anche da un po' degli occhi lucidini che ci sono per l'esame, non, ok? C'è qualcosa che secondo me hai dentro di te che si è creato solo qui. Sì,
È vero. E come spesso mi capita di dire, è la traduzione dei pensieri in idee, dalle idee alle parole, dalle parole alla fantasia. È questo passaggio qui che molto spesso in altri posti dai pensieri diventano idee, poi si fermano a parole, però invece qui tutto viene reinventato secondo il colore della fantasia, e non c'è colore più bello, perché siamo giovani e abbiamo una testa, tutti abbiamo una, perché poi anche tu, Ale, fai tanto, ok, anche in questo, come radio, come abbiamo visto tante. Poi ci sono dei retroscene della radio che non sono solo i podcast, che non sono solo i mille eventi, ok? Sono anche le riunioni, i momenti in cui decidiamo tutto, ok? E si vede bene come in tre, che è anche il numero del compleanno, ok? Si lavori e ci sia una sintonia nuova, una sintonia insolita, ok? Per una cosa nata anche da poco. Non voglio essere né strappalacrime né niente, ok? Però è giusto che ognuno si prende i propri riconoscimenti, anche qui, senza dircelo, senza parlarne sempre, ok? Quindi complimenti a tutti, ma non sono qui, cioè il signore poi dirà, e volevo ringraziare tutti. Grazie, beh, a te, Lollo. Mia, voleva essere più una cosa di Ale, metterla lì. No, ti ringrazio per le parole, ti ringrazio per esserci qui con noi e per aver fatto parte da un anno di questa squadra e per farne parte. Bene. Su questa scia di lacrime dobbiamo invitare purtroppo il Funcio. Cioè, io non ho il coraggio di lasciare queste cuffie a te, Funcio, io non so come lasciarti. Però inizia adesso il sipario. Puoi venire più vicino a me, non è che ti mangio, te che sei alto 6 metri, sei paura di uno piccolino. Buonasera. Come me. Buonasera, signori. Buonasera Modena. Eccoci. Ciao, mamma. Pure sincronizzati oggi. Allora, oggi, dopo questo grandissimo momento portato avanti e regalatoci da Alessandra, Silvia e Lorenzo, che ci hanno anche emozionato. Toccante, io mi sono commosso. È stato emozionante, Funcio, vero? Sì, soprattutto le parole di Alessandra mi hanno toccato. Sì, guardando Simoncino, mi sono innamorato. Sì, il nostro tecnico sarà bellissimo. Possiamo inquadrare un secondo Simoncino? Può auto-inquadrare. Adesso va. Simoncino, vieni un attimo. Il terzo tecnico, anzi il quarto tecnico. Eccolo. Io vorrei trovare una ragazza Simoncino. Il tecnico dello spogliatoio. Ogni festa ne fa secca una. Vabbè, tra un quarto d'ora stappiamo. Ma siamo qui col Funcio, di solito lo vedete allo spogliatoio, il velino. Sono emozionato, sì. Perché vogliamo farvi un annuncio. Siamo su Twitch. Sì. La radio da gennaio, vi faccio questo mini spoiler, arriverà in maniera importante su Twitch, non dico nient'altro. E a gennaio arriverà anche un nuovo programma della radio. Un format. Scusami, Funcio ha ragione. No, ci stavo, ti preoccupare, direttore. Ancora per poco sarò. Si chiama il nuovo format Interviste Irriverenti. Le interviste irriverenti. La doppia I che ti porta a capire come sei davvero dentro. E facciamo un piccolo, cioè un piccolo prequel con una delle persone più importanti della Fondazione Colle San Carlo. Nonché futuro vice direttore della radio. Futuro vice direttore. Quando il Funcio prenderà il potere. Quando il direttore verrà fatto secco. Fatto secco non si può dire, me lo dico lo stesso. Pizzalis, dici qualcosa di te. Come nasce il piccolo Pizzalis? Cosa facevi da ragazzino? Allora, non dire cose strane, stai tranquillo. Innanzitutto buonasera a tutti. Buonasera. Io da piccolino, ma niente, io giravo sulla campagna, nella campagna, giravo chissà così con la carriola, cercavo di fare un con po' l'orto. Con la carriola? Sì, con la carriola. Sì, con la carriola. Sai che cos'è una carriola? Lo devo dire io. Lui viene al centro. Io vengo dalla Sardegna, da Cagliari. Un saluto. La campagna con le carriole, pecore, e cercavo di fare. No, io di pecore non ne ho mai avuto. C'avevo delle galline a casa, bravo, piccolino. Bravo. E adesso sai come addormentarle dopo la spiegazione di Lollo. Sì, di ma quello. Non ce le ho più perché sono morte tutte. Ormai le abbiamo mangiate, poi non ci sono. Salutiamo le galline di Pizzalis. Sono in paradiso. Come il piccolo Pizzalis se l'ho riassunto con carriola. No, carriola, no piccolo contadino. Poi ero molto curioso. Da piccolino smontavo le cose e poi non sapevo di metterle a posto. Quindi tutti quanti intorno a me si incazzavano. Però adesso sono cambiato, sono diventato più responsabile. Non ne faccio più queste cose. Ecco che ha smontato l'altra volta qui in radio. Il tuo colore preferito, Pizzalis? Il verde. Era una domanda un po' mainstream ormai, sanno tutti. Ma ci sta, ma io lo sapevo, lo saperlo. Cioè, c'è anche la maglietta verde. Niente, quindi il tuo colore preferito è il verde, la ragazzina ti piacevano le carriole. E poi ci dici e poi anche cos'è successo?
Poi ho scoperto l'informatica, infatti sono sempre stato etichettato come l'agricoltore. Possiamo scrivere un libro, dalle cariole all'informatica. Un agricoltore che ti piace l'informatica. Quindi un po' ti sei definito contadino da piccolo, giusto? Sì, un po' sì. Ma come è stato come ansimato in microfono? Cioè, perché poi mi fa impazzire. Quindi abbiamo detto cariola, informatica verde. Verde. No, siamo una tabella. Elia Pizzali. E adesso ti sei riassunto così. E invece l'Elia di adesso come si definirebbe? Ma c'è sempre il verde, c'è un po' l'informatica perché la studia, poi ci sono tante altre cose, c'è la radio, c'è la musica. Che tipo di musica, Pizzalis? Quelle robe tipo elettroniche. No, no, io sai, sono un po' di tutto. Sono un astronauta secondo Spotify, me lo dice a tutti. Infatti, sei sono un astronauta? Geloso. Però c'ho 106 generi, vedi su Spotify come numero di, allora, di generi dico, ascoltati. Scegli tutto. Scegli così uno fra Gazzelle e Coez. Ma io ti sceglierò Coez tutta la vita, per quanto uno, mi riguarda. Dovete non è che ci dovete portare rispetto a Flavio. Canzone prefe di Coez. Dimmi subito la prefe di Coez. Ma oddio. Se luci della città te ne vai. Ma vai. A Gaetano di Coez. Gaetano di Calcutta. Questa poi pure lì giochi sono sul mainstream. Sono bello, ragazzi. Sono. Ma puoi fare. Sei un 8 più. Puoi farne 8 tante. Più pieno. Comunque, pienissimo stasera. Sei qua c'è un bagnato quando sono arrivato. Lo so. Sono 8 più pieno. Mi dite tutti, vai. Ma non per dire, ma tutte le canzoni, tra l'altro, di Coez. Io ho visto un'intervista proprio sto pomeriggio. Sì. Però tutte le canzoni sono molto legate tra di loro, specialmente quelle anche di album diversi, che sembra che non c'entrano niente in apparenza. Se dovessi scegliere probabilmente la preferita in assoluto, ma ne direi una da cazzone, che è un Instagram che sicuramente Lollo conosce. Vai, però è una canzone da cazzone, non è, cioè, non è una canzone qua, tanto. Cioè, nel senso, qua possiamo parlare solo di queste cose, quindi dimmi. Allora va benissimo questa canzone. Io ti faccio una domanda. Secondo te avere un fratellino o una sorellina piccola aiuta a rimorchiare o no? Un cagnolino. Secondo il me cane aiuta sì. Un macello. Il cane sì. Il cane sì. Allora, sei però al bar, la sorellina e il fratellino no. Scena, sei al bar. Sì. Mentre sotto vanno, sei al bar. Ci sono le ragazze carine. A un certo punto arriva il fratellino e ti corre incontro. No, certo. Malissimo. Dipende. No, però. Tre anni. Sai qual è il problema? No. Tre anni, lo prendi in braccio. Tre anni, purtroppo, sai qual è il problema? Che dipende 100%. Anche dalle ragazze che incontri. Perché non sempre sono. Cioè, non sempre gli piace queste cose e tutto il resto. Mi inquadrate le ragazze. Ci sono quattro ragazze. Anche la vice direttrice è incredibile. Sono tese. Beh, se la Fassetti che è un amante dei bambini, però, in effetti. Ma lei ha una parafilia. Ragazze, se un ragazzo. La vice direttrice con i bambini acquisisce punti o no? Sì. Molto. Franci dice no. Vedi. Silvia vedi dice che sì. Dipende. Ale no. Sofi, mano italica. Cosa che mi fa frega, incredibile. Mano italica di Sofi. Benissimo, abbiamo sfatato anche questo mito con Elia Pizzali, l'uomo delle cariole, l'uomo del verde, l'uomo dell'informatica. E l'uomo che ascolta Coez. Abbiamo due minuti per dire cosa, Funcio, che da gennaio parte. L'intervista irriverente. L'intervista irriverente. La doppia I che ti descrive chi sei. In realtà la vice direttrice mi ha detto salva la radio. Io sono venuto per salvare la radio. Funcio è qui per salvare la radio. Il nostro Simoncino sarà il tecnico specializzato. Sei stato scelto apposta per essere nostro tecnico. Il Funcio ha detto se non c'è Simone non vengo. Tu sei la mia parcella. Cioè io mi muovo solo con te, Simoncino. Dal nostro otto più Funcio, dal nostro Pizz. Buonanotte, e da me, Matteo, signore. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento a gennaio. Possiamo inquadrare Simoncino che dà la buonanotte a tutti, per dacci favore? Buonanotte tutte con un bacino. E tutti. Buonanotte e con un soprattutto bacino. Tutte. Simo, incredibile, però. Interviste riverenti, abbiamo Simoncino. Buonanotte. Oddio, mi sono agitato. Buonanotte. Applausi per Simoncino, vi ringraziamo. La radio va avanti così perché tra 5 minuti facciamo 3 anni. Un bacio a tutte e tutti. Radio FSC. Ciao. Gli ultimi? Quanto manca? Salutiamo, tanto mi sentono, posso salutare salutiamo i nostri spect che non pensavo sarebbero rimasti, invece sono stati qui con noi durante la serata. Il Funcio se ne va, come le ogni... No, il Funcio torna, è disorientato dopo questa intervista. Ciao Ale, ciao Sofi, che bello avervi qua. Ciao. Ragazze, 3 anni di radio. Prima Lollo, in maniera molto, molto poetica, è tornato sulla cabala. Ha giocato un po' di cabala, cioè il numero 3. Ha detto il 3 è un numero che funziona, mi piace perché è un insieme di idee che collaborano e oggi facciamo 3 anni. Ha giocato su questo 3. Se mi doveste dire 3 cose che vorreste che facessimo come radio in futuro, facciamo un po' il futuro. A parte prendere il Funcio che l'abbiamo preso. Prenderci Modena. Prenderci Modena. Sofi? Allora, il futuro è un insieme di 14 persone che soffiano sulle candeline, che esprimono dei desideri diversi,
però accomunati da qualcosa che quindi è l'MCM, no? Quindi sarà quello che avremo l'anno prossimo. E questo lo dico perché da 3 anni è stato così. È stato un crescere insieme, sempre migliorandoci. E quindi adesso manca un minuto. Manca un minuto. Anzi, 20 secondi. Aspetta, siamo pronti? Dai, abbiamo la canzone giusta, no. Simo? Ce l'abbiamo una canzone giusta, mancano 10 secondi. Adesso Sofia dovrà fare il mago. Io finisco la mia acqua. Ok, avete tutto un bicchiere. Simo, mettimi la canzone. Avete un bicchiere? Bicchiere, bicchiere, bicchiere in mano, Pizzalis. Mettimi la canzone? Ma mettimela, tanto quella che vuoi, metti Happy Birthday. Come, scusa? Birthday. Cos'è? Sta partendo. Poi siamo alla mezzanotte così. Sì, lo so. Cos'è? Non lo so, c'è un telefono che suona. Non si capisce nulla, è stata detta disordinata, disordinata effettivamente è. Questa è la terza candela che si spegne di Radio FSC Unimore. Grazie a tutte, grazie a tutti, abbiamo compiuto 3 anni. Il suono continua ad andare, non sappiamo che cosa sia. Ma è mezzanotte 00. Tanti auguri radio. Guarda, guarda, guarda Simo. Eccoci. Tanti auguri a te. Tanti auguri a noi, tanti auguri a te, tanti auguri a noi. È stato un coro bellissimo, è stato emozionante vederlo in diretta. Detto questo, qui c'è un po' di trambusto. Sì, noi intanto andiamo avanti. Questo è il bello, dobbiamo uscire. Mi piace anche l'inquadratura così. Che non si capisce nulla. E allora sono passati 2 minuti. Adesso non staremo ancora troppo insieme. Siamo insieme dalle 10:30 qui da Radio FSC Unimore, al compleanno di Radio FSC Unimore. 3 anni, 3 candeline spente. No, ma sono da spegnere. Ah, sì, ragazzi, lì dentro vedete che c'è un Pandoro. C'è anche una. Tutto in diretta. Abbiamo un Pandoro che sta aprendo. E lì verrà tutorial verrà ASMR. Senza zucchero a velo volà. Come riuscire? Io, qua, il Pandoro, io volevo ringraziare anche Samu Giglietta in diretta per essere riuscito a collegare la sala ristoro quest'oggi. Poi ce l'ha annunciato in chat. Ingegnere. E adesso è qua con noi. Grazie, Samu. Mi piace il Lollo che ci va subito. Mamma mia, eccolo lì. Samu in diretta con noi. Intanto, Paola, accende la candela col 3. Te lo ricordi il tuo terzo compleanno? No, Matteo, tu? Io sì, lo ricordo. Tu te lo ricordi? Ma io volevo chiedervi, Pizzalis ha detto Cariola. Voi da piccole cosa vi piaceva? Cariola, lui ha detto Cariola. Ah, no. Tutti, no. Spegniamo tutti. Vediamo tutti qua. Io. No, là, io la metterei là, sul tavolino. Ma hai messo storto il 3? Ah, no, è caduto. Sì, non ho capito perché è azzurro. Perché si vede meglio di quello rosa. Ero molto indeciso tra prendere il rosa e l'azzurro. Scusa, perché nel mercato vendono solo la candelina? Questo è vero. Potevano vendere anche di un altro colore. Era solo. Io la volevo gialla. La gialla era bella. Però possiamo spegnere insieme, come abbiamo fatto. Però tutti, non ci siamo tutti qua. Ma lì è troppo basso, qui io dicevo. Ci stiamo. Ma tutti qua, scusate. Chat, ci dite dove mettere il Pandoro? Grazie, perché non sappiamo bene dove metterlo. Beh, allora scusate se parlo da fotografa professionista. Poi secondo me se ci mettiamo dietro. Ma dobbiamo togliere le sedie, Sofì? No. Ci siamo? Dai, proviamo. Proviamo. Bellissimo. Ok, qualcuno faccia una foto. Il fuoco si può mettere? Allora, mettiamo fuori la 1, grazie. Mettiamo fuori la 1, apri la 1. Samu, grazie, pronti a spegnere il Pandoro. Eccoci qua dietro, ci state? Ci stiamo. Ci siamo? Ce l'abbiamo un dinoaccia, eccolo qua. Come prima. Più larga. Ok. Pronti? Lollo, Simo, Silvia. Aspetta. Centro. Funcio, ci fai una foto con quel panda che ti trovi sul telefono? C'è una candela gigante, poi va a spegnersi. 3, 2, 1. Auguri Radio FSC Unimore. Auguri. Sono 3.
Ok, ultimi 10 minuti. Soffiate in questa spezzatela poi. Perché? Perché sì, si fa. Soffiamo? Ok, spezziamola. Allora, io vengo da Napoli. Spezziamola, ma che usanza è calabrese? No, no, si spezzano le candeline. Ma io non ho mai sentito sta cosa. Vabbè, si spezzano. Vabbè, non è che la devi... Farà un casino sto Pandoro. Cioè, forse il panettone era più... No, allora... Simo, inquadraci la candela spezzata. Allora, commentate se anche voi... spezzate le candele per tradizione. No, comunque anche io sapevo che si spezzassero. Bella, bella sta inquadratura. Kubrick, guarda Kubrick. Questa cosa portare fortuna. Allora, sfruttiamo questi pochi minuti per darvi un annuncio a metà, nel senso che è una cosa che vi possiamo spoilerare più o meno, ma la vogliamo spoilerare anche per fare un po' un patto, no? Così rimane qui registrato e lo dobbiamo fare. Vogliamo dirvi questa cosa, qui siamo su Twitch. La piattaforma è Twitch, le dirette si fanno su Twitch. Da gennaio, oltre ad arrivare interviste irriverenti che andrà a abbassare il livello di qualità di questa radio, arriverà anche un'altra cosa che andrà ad alzare il livello di qualità di questa radio ed andrà ad alzare, speriamo noi, giusto Alessandro, speriamo? Anzi, vice direttrice, come ti chiama il Funcio? Vogliamo annunciare questo. Da gennaio, poi ve lo spiegheremo bene, ognuno di noi potrà essere protagonista live su Twitch qui. Ci sarà un giorno prestabilito alla settimana, che poi vi diremo, dove la radio si aprirà a tutti e si faranno live su Twitch tutto il giorno. Questo è il nostro obiettivo, ve lo spiegheremo meglio, ve lo spiegheremo nei più nei dettagli. Ve l'abbiamo voluto dire così perché ci piace le cose di farte in diretta, però è una cosa su cui noi ci impegneremo. Sì, sì, sì. Cioè è un giorno, poi con cadenza poi si vede. siamo molto sul poi si vede, però sì. Qualcosa si vede. Vabbè, questo lo dice una che ce l'esame domani, io non l'avevo detto, l'abbiamo detto. L'abbiamo detto, fate bocca al lupo chat, grazie. No, la cadenza perché, va bene, i nostri sogni sarebbe settimanale, no? È quel giorno a settimana in cui vai in diretta e ti puoi sfogare, puoi dire... Puoi organizzare il tuo programma, cioè puoi avere il tuo spazio, puoi avere quel palcoscenico che noi giovani cerchiamo e non ci danno, quello spazio che cerchiamo non fisico, quello spazio che cerchiamo per farci ascoltare, per capire e far capire cosa un ventenne, 22enne, 25enne, non è importante l'età, di oggi pensa. Quello è il motivo. Oh. Oggi Alessandra è poeta, cioè oggi Alessandra ha deciso, arrivo lì e devo dire delle cose che fanno piangere, che fanno emozionare. Va bene Ale, io sono d'accordo con te, mi è piaciuta. Mi è piaciuta. No, ma non voleva essere... No, non me l'aspettavo, media stress così. Simo, sì. Prima volta mandi le telecamere? No, dando la mia cresima, no. Ah, tu condi la cresima, inserisci la cresima nelle telecamere. Prima volta live? Era live anche la mia cresima. Quei parenti, sai, un po' di strizzo. Ah, ma tu dici proprio live, proprio cioè, live blanco. Tu. Prima volta, sì. È questo anche, secondo me la radio è anche questo, è entrare in un mondo che non conosci e uscirne con un'esperienza. Tutti quanti, secondo me, prima di arrivare davanti a un microfono, hanno la difficoltà di starci davanti e di saperlo gestire. Ma non è perché è difficile, perché è una cosa nuova. È una cosa nuova che una volta arrivato poi davanti al microfono capisci. La radio... ti prende, ma sei andare anche da lei. Io l'ho vissuto l'anno scorso questo. Cioè la radio non mi è venuta a prendere, ok? Ero anche io un po' che la cercavo. Diciamo che offre l'opportunità di scoprirsi. E questo è sotto un altro aspetto. Ma è anche sai cos'è? È quello che hai detto tu, ma ti fa scoprire sotto diversi aspetti anche. Non è solo fa scoprire, ti fa scoprire sotto diversi aspetti. Ed è questo che secondo me bisogna anche ringraziare chi c'è stato al primo compleanno, ma prima ok della nascita. Cioè proprio anche diciamo sia chi bambino. Lavora, facciamo un bel ringraziamento a chi lavora qui alla radio, già che ci siamo. Lavorano. Il lavoro è di tutti. Cioè non puoi dividere niente. Cioè qua è difficile, sembra anche strano. Non puoi dividere nulla, non puoi dire questo fa più di quell'altro. Cioè io quando sono andato qui la prima volta ero tesissimo. Avevo ansia, avevo paura. Infatti, c'è ancora il Pandoro in mano, stretto, è diventato una sottiletta. E questo è. Però piano piano capisci che è qualcosa in più che ti può dare tanto. Io me ne rendo conto nel piccolo e ringrazio tutti, ringrazio i fondatori, ringrazio gli ideatori, ringrazio chi tuttora lavora su e con la radio. Non è indifferente perché c'è un lavoro fisico, è un lavoro, cioè tu vedi visivo, ok, ma c'è anche un lavoro tecnico, c'è un lavoro grafico, c'è un lavoro che comprende
tante aree che tu non, probabilmente non puoi immaginarle e saperle così, perché questo è il bello del lavoro. Il bello del lavoro è che tu non ti accorgi, quando hai fatto bene una cosa, non ti accorgi subito che è fatta così bene, non pensi a cosa c'è dietro. E questo è il bello della radio e soprattutto di Radio FSC Unimore. Io non so se posso ringraziare tutti. Ma siamo in chiusura. Siamo in chiusura. Una bella chiusura, secondo me. Sì, mi sto cagando addosso. Non vedo tutti perché. Però ci siamo tutti. Non saputo che Elia non è stato benissimo. Un po' il pandoro su ad Elia. Ringrazio tutti, ringrazio l'organizzazione, ringrazio tutti quanti quelli che sono qui, quelli che non ci sono, che non sono potuti esserci. Ed è un grazie a tutto.